c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi. E allora? C'è scritto che tramite un test gratuito e semplice da fare a casa è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Subito gli ospiti di questa sera, cominciando dalla mia sinistra, è Gianfranco Motta, segretario provinciale della CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ancora il signor Filippo Bonetta, che è un artigiano, ma noi lo conosciamo, i nostri telespettatori lo conoscono anche per essere assessore al Comune di Vittoria, assessore all'artigianato, fra l'altro, quindi uno che veramente conosce i problemi della categoria, e anche presidente della sezione di Vittoria. Poi alla mia destra, passiamo dall'altra parte, Giuseppe Zago, che è presidente provinciale della stessa Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e ultimo a destra, ovviamente non ultimo ma solo in ordine cronologico per comodità anche di ripresa, signor Carmelo Brugaletta, che è presidente della sezione di Ragusa della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. 26 aprile, dopo 17 anni, gli artigiani sono richiamati a votare per il rinnovo della Commissione Provinciale dell'Artigianato. È un organismo di rappresentanza istituzionale della categoria che consente l'autogestione della stessa categoria, l'autogoverno. La riserva della commessa è una legge che prima, anzi, era la 96, la legge 96, che diceva che il comune può riservare il 50% delle commesse alle imprese artigiane locali. Prima diceva può, cioè era facoltativo, però il Comune di Vittoria l'ha presa come un impegno e l'ha rispettato. Cioè, se deve costruire delle cose, deve realizzare dei manufatti, le commesse, deve fare dei lavori di restauro, costruzione di apparecchiature nuove, che sono manodopera, fare all'artigiano locale. La manodopera dell'artigianato, almeno il 50%, certo. Lo deve affidare all'impresa locale. La crisi nasce perché purtroppo è un problema politico, se mi si è consentito usare questa frase. I nostri governanti da 40 anni a questa parte hanno preferito il grande, non riconoscendo il ruolo importante che ha il piccolo, il bello e quindi l'artigiano. Se a questo aggiungiamo che nella nostra realtà, mi riferisco soprattutto nel ragusano, l'artigianato è l'unica valvola di sfogo, è l'unica vera occupazione, è l'unica vera industria che c'è nella nostra provincia. Da tant'anni che faccio questo mestiere, praticamente da tant'anni che mi sono sempre improvvisato di andare a cercarmi a trovare la commessa. Oggi me la trovo, diciamo, su un campo specifico, domani me la trovo su un altro campo e via di seguito, perché l'artigiano si deve inventare tutto, si deve inventare anche, a parte, diciamo, la ricerca del lavoro, come fare il lavoro, cosa trova nella zona, perché qua siamo, purtroppo non dimentichiamo che siamo nell'estremità del meridione, perciò... L'assessore al comune di Vittoria diceva che hanno dato dei contributi a livello per la cassamuta artigiana, quindi un contributo notevole, 360 mila lire. Non so qua al comune di Ragusa perché queste cose non si fanno, mai fatto, anzi l'unico assessore che si interessa è quello che ci porta subito le immondizie, ce la manda, ci fa pagare la sua tassa termica e compagnia, queste cose subito, il tempo non se ne mette, subito, immediatamente, senza perdere tempo. La ferrovia è anche dei bambini, salviamola. Con questo slogan un centinaio di bambini delle scuole elementari del quarto circolo didattico di Modica hanno dato il via stamattina ad una originale iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica alla salvaguardia della linea ferroviaria Siracusa-Modica-Canicattì in odore di soppressione. Alle 10.20 i bambini, vocianti e festosi, sono saliti sui tre locomotori del treno Modica-Palermo per raggiungere Ragusa in questa prima fase del progetto di visite con il treno che interesseranno nelle prossime settimane altri centri della provincia.
la signora Concetta Celia e Gina Celia, vogliamo brevemente dire del significato, ecco, perché è importante questo negozio, cosa avete fatto in particolare, avete un'esperienza in questo campo? Sì, abbiamo voluto ingrandire per offrire alla nostra clientela qualcosa di più come capi firmati. Ma il laboratorio resta sempre, che è la vostra prerogativa. Sì, il laboratorio ci sarà sempre, l'abbiamo anche ingrandito appunto per avere la possibilità di accontentare tutti anche nelle trasformazioni e cose varie. Una garanzia allora per i clienti. Speriamo. Noi facciamo tanti auguri. Grazie. Penso che sia estremamente positiva l'apertura di questo nuovo punto vendita, che fra l'altro si presenta anche da un punto di vista estetico in maniera così gradevole e così raffinata. Ma poi mi pare importante l'apertura di questo punto vendita perché si colloca in una zona della città che una volta era un po' al centro della vita commerciale della città stessa. Lei ama le pellicce? Sì. Soprattutto per l'utilità che hanno, ormai non se ne può più fare a meno, anche col freddo che abbiamo a Ragusa ci vogliono. Guardavo veramente i locali e con l'organizzazione del negozio, che mi sembra molto funzionale. Poi naturalmente ci sono capi di ottima qualità, molto belli. Sì. Senza un impegno, pensa di fare un investimento in questo locale? Questo non lo posso dire in questo momento, non so, spero. Dal punto di vista personale devo dire innanzitutto che io tempo fa facevo anche l'arredatore e trovo che l'ambiente è molto fine e delicatissimo, e se mi permette ho scelto anche quel quadro come sintesi di una certa bellezza che va dalla lampadina, nel senso spoglia, priva di ogni cosa, al pezzo del decorativo che rappresenta una qualche cosa di fine, di sublime, che secondo me magari si adatta a quello che è l'ambiente. Semplice, bello e delicato. Anche per le pellicce? Ah, senza dubbio, oltretutto per le pellicce e per tutto quello che c'è dentro. Anche per la raffinatezza delle persone che ci sono in queste circostanze. Grazie. Adesso una ragazza, diciamo, che è qui invitata a questo vernissage di questa pelliceria, ne ha vista di tante belle pellicce, vero? Sono veramente stupende, molto molto belle, molto raffinate, molto eleganti in effetti. Quante di queste vorrebbe indossare, magari poi comprare? Indossare tutte, comprare anche tutte, però chiaramente... È difficile, anche se penso che possa essere all'altezza di chiunque poter acquistare dei capi così, così belli. Per fare una domanda che fosse per un argomento che non le sarà sicuramente sfuggito. Oltre ai capi, grandi capi di grandi film, i capi del laboratorio, ha visto la differenza, ha notato la differenza? Ma è impercettibile, non riuscirei a distinguere un capo da laboratorio oppure un capo acquistato direttamente in fiera, cioè sinceramente non riuscirei, a parte la mancanza di competenza, ma non riuscirei a distinguere perché sono veramente perfette. Allora possiamo dire che c'è lì una grande firma. Sì, è una grande firma, sì.